che possono affliggere un bambino, uno regna sovrano. Dopo le ginocchia sbucciate e i tagli con la carta, niente incute terrore nel cuore dei piccoli di tutto il mondo come una scheggia. No! Dimmi, perché hai finto di avere un'amnesia? Una scheggia! Non ho finito. E allora? È un'emergenza! Chiama nonnina subito! Calmati, possiamo sbrigarcela da soli. Non possiamo! Sheldon, se non ce la caviamo con una scheggia, non ci lasceranno mai più soli. Hai ragione. Cosa facciamo? Fammi vedere. Oh, caspita, è profonda. Smettila, mi fa molto male. Mamma userebbe una pinzetta. Beh, dove la troviamo? Vediamo cosa c'è. Cerotti, cotone... Cos'è la graza? Si dice garza e il fatto che tu non la conosca mi preoccupa molto. Concentriamoci. La mammina dove le avrà messa? A volte lei usa l'ago per le schegge. No, niente aghi. Tutto tranne gli aghi. Ehi, ha una pinzetta nel beauty case. La usa per le sopracciglia. E a volte anche per i baffi. Trovato niente? No. Un attimo. Forse la tiene in camera. Noi non possiamo entrare in quella camera. Vuoi che prenda l'ago? Cosa fai? Sto leggendo tranquillo, così dopo non dovrò mentire. Ecco qua. La pinzetta? Gli aghi e una lente di ingrandimento. Assolutamente no. Fammi almeno provare. No. Ti comporti da bambino. Non riuscirai a farmi cambiare idea. E se si infetta e diventa verde e devono tagliartelo? Ora è intorpidito. Bene, stendi la mano. Aspetta, come pensi di sterilizzare l'ago? Mamma usa i fiammiferi. Non possiamo prendere i fiammiferi. Come facciamo? Con l'alcol. Infila il dito, io penso all'ago. Ok, spero di non ubriacarmi. Quanto ci vorrà? Non lo so, ma mi gira già la testa. Qualunque cosa succeda, sta fermo. Sto fermo. Non ce la faccio. Invece sì. Invece no. Fammela levare. E se ti sfugge e mi infilci un occhio? Non mi sfugge, insomma. Chi vince sempre quando giochiamo a... Torno subito. Nel 1989, la Milton Bradley Company aveva decine di giochi da tavolo in commercio. Ma solo uno, in cui facevi il dottore. L'allegro chirurgo aveva in dotazione un naso con luce rossa, 13 parti del corpo in plastica che i giocatori dovevano rimuovere e, soprattutto, un paio di pinzette vere. Mia sorella eseguì l'operazione chirurgica grazie a un gioco da tavolo per bambini, mentre io restavo coraggiosamente immobile. Si può dire che quel giorno gli eroi siano stati due.